Stoff Cooperative Romagna premia le migliori start-up romagnole. Con le premiazioni delle migliori 4 cooperative nate lo scorso anno si è conclusa l'edizione 2022-2023 di StartCoop, che ha distribuito ai vincitori un montepremi di 31.000 euro fra servizi a favore delle aziende e premi in denaro. Medical Coop Cattolica, Project One Studio di Cesena, Waste to Italy di Cervia e Futura di Rimini, le imprese premiate. StartCoop è promosso da Coop Cooperative Romagna in collaborazione con Linker Romagna, Irrecuperabile Romagna e le agenzie Assimoco della Romagna. L'edizione 2022 ha avuto il sostegno di banche a Malatestiana, BCC Romagnolo, la BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Riviera Banca. Prima fra tutti la Medical Coop, che è una società di infermieri e che insieme ai medici di base supportano tutte quelle patologie come soprattutto il diabete o patologie cardiovascolari, cercando di dargli assistenza periodica, controlli periodici e quindi supportare quello che è il sistema ASL nella tutela e nella salvaguardia di queste malattie croniche. Il secondo posto è andato a dei ragazzi, che è la Project One, che fanno servizi di ingegneria e di architettura green, quindi anche tutta la parte di quello che è il risparmio energetico, quindi la cura di quello che è anche il territorio, la salvaguardia. C'è la Waste to Italy, che è questo tour operator che realizza e comunque che dà servizio e visibilità al territorio romagnolo. Futura, che è una cooperativa di anziani che fa assistenza agli anziani di Rimini. Sono ragazze partite da una realtà che stava smettendo perché i vecchi proprietari andavano in pensione e loro con una gran spinta sono andate avanti. Un bilancio di questa edizione com'è andata? Allora, noi siamo soddisfatti come Conf Cooperative Romagna perché comunque è un bando a sostegno di tutti gli imprenditori che partono, che si avventurano in questa esperienza, perché comunque tante volte ci vuole del coraggio, ci vuole determinazione, e Conf Cooperative è un bando in cui crede molto proprio perché è dedicato alle start-up. Nel 2022 sono 11 le cooperative che si sono costituite e 8 di queste hanno partecipato al bando. E sono stati diversi, disparati progetti, a partire da cooperative sociali di assistenza agli anziani, cooperative di infermieri, ingegneri, ragazzi giovani, imprenditoria femminile. Abbiamo una cooperativa costituita da 5 soci che è un tour operator dedicato proprio a valorizzare il territorio romagnolo anche all'estero, quindi soprattutto in questo momento che stiamo vivendo di emergenza è sicuramente un elemento distintivo promuovere il nostro territorio. Progetti anche che riguardano proprio la tecnologia, la cyber security, tutto quanto riguarda il 4.0, e quindi ci sono tantissime le realtà che arricchiscono quello che è il mondo di Conf Cooperative. Questo bando si chiude oggi e con l'apertura anche di quello che sono il 2023, perché abbiamo già in cantiere tante cooperative e di questo Conf Romagna è veramente orgogliosa. Per il 2023 delle attenzioni particolari ci saranno? Qual è l'obiettivo del bando? Sicuramente una novità importante è l'entrata anche di un'altra BCC nel nostro mondo, che è quella di Romagna Banche, e quindi questo per noi è un fattore di orgoglio perché loro hanno manifestato un interesse e noi li abbiamo accolti. E inoltre stiamo anche cercando di curare molto la formazione, quindi oltre alla pubblicità che noi cerchiamo di fare, quindi abbiamo inserito nuove novità con il nostro sito nato quest'anno, che è Oltro di In Piazza, che è tutto un sito dedicato alla cooperazione e a tutte le esperienze, e quindi diamo spazio anche all'interno di questa nostra pubblicità. Dall'altra parte creiamo della formazione, supportiamo con Irecop le nostre imprese e Irecop addirittura li supporta anche proprio in quelli che sono l'acquisto di contributi, la aggiudicazione di questi contributi, quindi cerchiamo sempre di dare spazio e di dare novità, anche se piccole, ma per una startup per noi sono importanti.